Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca, vasta operazione dei carabinieri del NAS in tutta Italia che hanno controllato decine di residenze per anziani, tra cui 23 in Abruzzo, molte le irregolarità riscontrate. Tra queste il caso di una RSA nel Chietino dove quattro anziani non avevano ancora ricevuto il vaccino. Giuseppe Dintino. Quattro anziani di una RSA di Monte Odorisio in provincia di Chieti non erano ancora stati vaccinati. La ASL ha provveduto all'inoculazione della prima dose solo dopo l'intervento dei militari del NAS di Pescara. L'operazione dei carabinieri rientra in una più vasta a livello nazionale, che nelle residenze per anziani ha portato alla rilevazione di 63 violazioni per inosservanza delle misure di contenimento della diffusione del Covid, dalle mancate sanificazioni al non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre 87 operatori sono risultati privi di copertura vaccinale, benché questa sia obbligatoria per il personale sanitario da aprile scorso. E quanto scoperto in 42 strutture sociosanitarie in diverse province italiane, dove alcuni tra infermieri, fisioterapisti, operatori socioassistenziali e restante personale a contatto diretto con gli anziani non erano ancora immunizzati. In alcune strutture sono state riscontrate anche situazioni di abbandono dei degenti, sovraffollamento rispetto ai posti disponibili e personale non abilitato alla professione. 72 confezioni di farmaci scaduti o non idonei sono state sequestrate e a causa dell'abusivismo di gravi criticità, 6 strutture sono state chiuse o oggetto di sospensione per un valore economico stimato di oltre 4 milioni di euro. Gli anziani sono stati riaccompagnati dai propri familiari o trasferiti in altre strutture. In Abruzzo sono state 23 le RSA ispezionate, in 17 sono state riscontrate irregolarità, in 7 di queste il personale non era tutto vaccinato. I legali responsabili dell'RSA di Casalbordino, Monte Odorisio e Città Sant'Angelo sono stati denunciati per le gravi carenze igienico-strutturali e organizzative che vanno dalle infiltrazioni di acqua piovana al distacco dell'intonaco nelle camere e nei bagni. I PM hanno disposto il sequestro dei cellulari del direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. L'inchiesta è quella sul presunto appalto truccato da 11 milioni per la gestione di residenze per disabili psichiatrici affidato alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Secondo gli investigatori, Ciamponi avrebbe ricevuto 8.000 euro da Trotta e per conto di Mattucci. Vediamo. Sequestrati i cellulari del direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. A più di un mese dall'arresto di Sabatino Trotta, Domenico Mattucci e Luigia Dolce, i PM Luca Sciarretta e Anna Benigni vogliono far luce sul ruolo del numero uno dell'azienda sanitaria nell'inchiesta per l'appalto da 11 milioni di euro affidato alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Le confessioni di Mattucci e Dolce, rispettivamente ex presidente ed ex coordinatrice della cooperativa, combaciano. I due hanno riferito che Trotta e Ciamponi avrebbero parlato dell'accordo corruttivo anche tramite WhatsApp e ora dalla procura emergono ulteriori dettagli sulla presunta corruzione di Ciamponi, tra cui l'ammontare della cifra consegnata, 8.000 euro che Mattucci avrebbe consegnato a Trotta, il quale a sua volta avrebbe dato a Ciamponi per acquistare una Fiat 500. Lo scambio di denaro sarebbe avvenuto il 26 marzo, 24 giorni dopo la firma del contratto per la gestione di servizi extraospedalieri. Ciamponi ha acquistato l'automobile da un concessionario di Spoltore con un assegno da lui firmato da 2.400 euro. Secondo gli investigatori, però, il direttore generale e il venditore si sarebbero accordati per un importo superiore. Il 7 aprile è il giorno degli arresti. Quella stessa notte Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ed esponente di Fratelli d'Italia, si è suicidato nel carcere di Vasto. Quando però Trotta era ancora vivo dietro le sbarre, Ciamponi sarebbe tornato dal concessionario chiedendo la fattura dell'acquisto. Mi chiese se sapevo cosa fosse successo, ha detto il venditore alla Guardia di Finanza raccontando l'incontro con il direttore della ASL. Capire con quanti e quali soldi l'auto è stata acquistata è quindi di primaria importanza per far luce sulla vicenda che sta facendo tremare la sanità e la politica abruzzese. Trotta non può più rispondere alle domande dei PM, ma dal Trojan e dalla perizia informatica sul suo smartphone starebbero emergendo ulteriori dettagli sulla trattativa. Saranno ora i cellulari di Ciamponi a dover confermare o smentire le confessioni di Mattucci e Dolce, i quali sono attualmente agli arresti domiciliari.
L'ASL non si era espressa sull'inchiesta fino a quando Mattucci in procura nominò Ciamponi. A quel punto il direttore generale dirama un comunicato col quale negava ogni suo coinvolgimento e rivendicava la legittimità dell'appalto, appalto annullato dalla stessa ASL per grave illecito professionale 4 giorni dopo quel primo comunicato. Gli agenti della Guardia di Finanza del gruppo Pescara hanno sequestrato 3.000 litri di gasolio ad uso autotrazione e hanno denunciato il legale rappresentante di una società operante nella provincia di Chieti nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi per il reato previsto dagli articoli 49 e 40 del decreto 504 del 95, avendo disposto il trasporto del prodotto petrolifero privo della prescritta documentazione che ne attestasse la legittima provenienza. L'operazione è stata portata a termine a seguito di un controllo su strada da parte di una pattuglia che aveva fermato un'autocisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi e che si era insospettita dopo la consegna di documenti accompagnatori privi di elementi essenziali. Cambiamo pagina, prosegue la campagna di vaccinazione in Abruzzo e che va di pari passo con il calo dei positivi. La regione punta a far aumentare il numero di inoculazioni giornaliere, come dice l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Paolo Renzetti. Assessore, siamo a metà maggio, insomma, situazione tranquilla nella nostra regione, si continua a lavorare, si continuano a vaccinare i cittadini abruzzesi, è partita anche la prenotazione per gli over 50. Sì, continua la nostra campagna vaccinale così come è stabilito da parte del generale Figliuolo, da parte dei ministeri. Siamo attenti a rispettare quelle che sono le medie nazionali, ma soprattutto a portare vaccino in prossimità dei nostri cittadini. Stiamo completando tutte le fasi della prima, diciamo, dose da dover somministrare. Abbiamo già vaccinato una grossa percentuale dei nostri residenti della nostra regione e quindi una campagna vaccinale attenta, ma soprattutto la possibilità di vaccinare le attività produttive. Noi sappiamo che la nostra regione si basa molto sul turismo, quindi dare la possibilità a tutti gli operatori di essere vaccinati e ribadisco, il mese di giugno sarà il mese in cui ci sarà questa piena campagna vaccinale. La cabina di regia sta lavorando per questo. Ieri ho partecipato al tavolo della Commissione Salute dove sono stati rivisti i parametri per il famoso indice, saranno valutati proprio in base alla, diciamo, la possibilità che ogni regione ha di occupare i posti letto di terapia intensiva e quindi una nuova riparametrazione che non si baserà solo sul colore, ma si baserà prevalentemente nella forma alta, media e bassa in base proprio al numero dei contagi, ma soprattutto a questa occupazione dei posti letto. Le istituzioni di Teramo rendono onore agli infermieri nella giornata internazionale a loro dedicata. Il comune intitola un'area del parco fluviale a Florence Nightingale, la madre dell'assistenza infermieristica, mentre la ASL di Teramo lancia 5 nuovi progetti destinati a esaltare la figura dell'infermiere durante questa pandemia. Tania Bonnici Castelli. Giornata internazionale dell'infermiere celebrata con grande emozione a Teramo da parte delle istituzioni. Il comune ha intitolato un'area del parco fluviale a Florence Nightingale, considerata la madre dell'assistenza infermieristica, mentre l'ASL di Teramo ha organizzato un convegno su nuovi progetti di buone pratiche da destinare proprio agli infermieri durante la pandemia da Covid-19. Infermieri eroi, definiti sempre più eroi in questa emergenza pandemica, però più che eroi noi siamo professionisti e come tale pretendiamo di essere trattati da tutte le istituzioni. È un'iniziativa bellissima, questa appoggiata dal Comune dopo nostra richiesta di intitolare una parte della nostra città appunto alla figura infermieristica, questo parco appunto che è un simbolo di rinascita. Il compito anche della Chiesa che è presente sul territorio, penso alle parrocchie, ai gruppi ecclesiali, di ritrovare insieme motivazioni, perché credo che in questo momento dobbiamo dare fiducia a tutti, cioè ti voglio bene nonostante la tua condizione psicofisica, perché c'è sempre questa idea che noi siamo importanti se c'è la guarigione, ma la cura
è il tema anche di questo anno, di questa giornata internazionale, molto bello, perché voler bene a tutti significa che non c'è distinzione, qualunque sia la nostra condizione psicofisica, per cui dobbiamo davvero ringraziare i signori. Un grazie enorme da parte di tutta la nostra comunità, perché ci hanno protetto, tante volte rinunciando a proteggere se stessi e le loro famiglie, e questo è un grandissimo, straordinario messaggio d'amore rispetto al quale noi non potevamo far altro che riconoscerlo e ringraziarli per quello che hanno fatto. In che cosa consistono questi progetti? Sono progetti di varia natura, uno sul benessere degli operatori, un altro sul sistema vascolare, perché loro inizieranno, come possiamo dire, a prendersi cura del paziente cronico sul territorio, di come vengono iniettate le attività vascolari, ecco, sui pazienti, e sono altri tre progetti, che uno sull'ospedale, integrazione ospedale territorio, tutti progetti finalizzati appunto a rendere importante il ruolo della figura, come dicevo prima, perché per noi è fondamentale nel prossimo futuro che l'infermiera non solo opera in ospedale ma anche sul territorio, dove diventerà sempre più presente l'assistenza sanitaria, perché non è che tutti devono andare in ospedale, l'ospedale deve essere l'ultima ratio, noi dobbiamo assistere il paziente sul territorio, e in questo ambito la figura dell'infermiera ne è il perno. Giornata che è stata celebrata anche a Pescara con l'intitolazione della rotonda di via Rigopiano, via Paolini, a Florence Nightingale. Vediamo. Quella di oggi è una giornata importante e particolare per tutti gli infermieri del mondo, ma soprattutto per il personale infermieristico che ha operato all'ospedale di Pescara. C'è l'inaugurazione di questa rotonda e è un significato particolare in un anno particolare in cui il vostro lavoro è stato preziosissimo. Sì, sicuramente, credo che gli infermieri hanno fatto la differenza, ma soprattutto le competenze messe in campo hanno fatto la differenza. Abbiamo visto nella pandemia quali sono state le competenze che ci venivano richieste, infermieri esperti in area critica, esperti nella gestione dei pazienti critici, e devo dire che questo non è mancato, anzi c'è stata, devo dire, una massima dedizione, massima disponibilità, rientro dai turni, quindi senza il riposo, lasciando i propri cari, veramente mettendosi al servizio di quello che erano i bisogni dei cittadini. Ci dispiace anche molto per chi non ce l'ha fatta, perché purtroppo i numeri ci sono stati e siamo stati presi veramente alla sprovvista, sia in termini di numeri di pazienti e sia in termini di complessità dell'assistenza che loro richiedevano. Se stiamo uscendo fuori e finalmente anche con la campagna vaccinale, dove si stanno prodigando anche gli infermieri per assicurare e praticare le dosi, e grazie a loro. Noi siamo sempre al fianco di queste persone, è un lavoro, come ben hai detto, che non ha mai termine, perché il lavoro dell'infermiere non è solo oggi in questa ricorrenza, ma è sempre, quindi dobbiamo sempre ricordarcelo questo, il loro lavoro. E infatti non a caso la rotonda è stata così devoluta a loro, perché tutti possiamo ricordarci di quello che fanno per noi. Era giusto che io fossi qui, che io li ringraziassi pubblicamente, dicendo anche che questo monumento che noi mettiamo qui all'ingresso dell'ospedale Covid è un monumento che serve per ricordare ogni giorno che ci sono persone che si impegnano, si sacrificano per il bene degli altri e soprattutto per le persone che soffrono, per le persone deboli, per le persone che hanno bisogno non soltanto di una parola di conforto ma anche un aiuto concreto. Adricesta Onlus, da sempre attiva nel campo solidale, ha acquistato e donato al reparto di oncologia medica dell'ospedale civile di Pescara un nuovo ecografo che servirà inoltre ad abbassare i tempi di diagnosi delle patologie. Il servizio di Stefano Recanati. Se il Covid ha attirato su di sé tutte le attenzioni dei media internazionali, purtroppo non si può restare indifferenti davanti al fatto che nel mondo si continua a fare i conti con tantissime altre patologie, le quali proprio a causa della pandemia sono state diagnosticate in ritardo. Anche per questo Adricesta Onlus, come accade dal 2004, continua a promuovere progetti a sostegno dei servizi assistenziali ospedalieri ed ha donato, con il contributo dell'associazione IORAM, un nuovo ecografo dedicato a Maria Stella Cipollone al reparto di oncologia
Liturgia del Santo Spirito di Pescara, che abbasserà i tempi di attesa per visite ai pazienti. È importante come macchinario ed era utile, necessario, soprattutto anche per agevolare il paziente stesso nella diagnosi, come è stato anche prima illustrato. Ancora di più ci fa piacere poter vedere quanto anche gli operatori stessi ci tengano a migliorare e ad agevolare l'assistenza dei pazienti, e questa, l'umanizzazione all'interno degli ospedali, è una delle nostre prerogative più importanti. Noi ci siamo sempre, è chiaro che è calata tanto la raccolta fondi, ci auguriamo che al più presto comunque si possa ritornare a una vita serenamente e tranquillamente vivibile. Questo in effetti è uno dei dispositivi più utili, più pratici, che serve proprio sia alla quotidianità dei nostri pazienti, ad abbattere i tempi di attesa per il posizionamento di accessi venosi centrali, e anche nella diagnosi precoce. Quindi sicuramente ce l'abbiamo noi, cioè non dobbiamo chiedere ad altri di fare un'ecografia o di posizionare un accesso venoso, per cui invece di una settimana si fa dopo 2 ore. L'aiuto di queste associazioni e soprattutto il trovarsi d'accordo nel contribuire per il bene di questi pazienti è fondamentale, altrimenti non sempre si riesce ad avere da parte delle istituzioni, insomma, tutto quello che di cui si ha bisogno. La donazione dell'ecografo è avvenuta in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri, il quale impegno è stato riconosciuto tramite la consegna di una targa di ringraziamento per il loro lavoro ed impegno quotidiano. Oggi riceviamo una targa perché è la giornata mondiale. È riduttivo pensare all'infermiere solo per il Covid o per una maxi emergenza. Il terremoto dell'Aquila si parla solo delle maxi emergenze. La nostra figura è sempre esistita, sempre ci sarà, in continua evoluzione, e abbiamo dimostrato in questa emergenza che siamo riusciti a crescere e ci siamo adeguati a quella che è stata una pandemia mondiale, non facendo mai un passo indietro. Dopo 6 anni a Francavilla torna la bandiera blu, un punto di partenza di rilievo per una estate con il Pienone. Vediamo. Dopo 6 anni torna la bandiera blu a Francavilla al Mare, una bella notizia. La stagione balneare sta ripartendo, Sindaco, e si riparte a Francavilla con questa notizia davvero importante. Sì, si riparte veramente alla grande. Dal 2015 che mancava la bandiera blu dal comune di Francavilla al Mare, con grande soddisfazione quest'anno, il 2021, è appunto l'anno di nuovo della bandiera blu del nostro mare. Ricordo che bandiera blu significa tante cose, significa piste ciclabili migliorate e implementate, significa raccolta differenziata al 72%, significa percorsi in tema ambientale, quindi significa in generale la crescita della città, e quindi il ringraziamento per questo importante riconoscimento che la bandiera blu va anche a tutti i cittadini, gli operatori turistici, a tutti coloro che si sono impegnati affinché bandiera blu tornasse a sventolare nel cielo di Francavilla. Mi viene da pensare che se l'anno scorso è stata un'estate a Francavilla al Mare delle migliori che si ricordino negli ultimi anni, quest'anno con la nostra bandiera blu sarà ancora più bella, ancora più vissuta, e quindi ora non resta che levare questo assurdo coprifuoco che ci impone il governo. Vorrei ricordare che ad oggi siamo appena 12 positivi, che non ci sono praticamente più casi di Covid, che è quasi completamente scomparso. Questo non significa facciamo un libera tutti, come vedete abbiamo le mascherine, il distanziamento, l'igienizzazione, questo sempre, però ora fateci vivere la nostra estate. E ora lo sport. Ieri il presidente del Pescara Sebastiani ha pubblicato una lettera sul sito ufficiale della società. L'obiettivo è rivolto all'imminente futuro, tutto da scrivere, budget, direttore sportivo, allenatore, sono i primi passaggi. Intanto i tifosi hanno lanciato una petizione per riportare a Pescara Zdenek Zeman, mentre il portiere Fiorillo potrebbe finire al Verona. Vediamo. La conferenza stampa attesa non c'è stata, o non c'è ancora stata, ma ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rotto il parziale silenzio delle ultime settimane con la lettera pubblicata sul sito, nella quale si è scusato per gli errori commessi che hanno portato alla retrocessione ed ha espresso la voglia di voltare pagina, intraprendere un nuovo percorso per allestire una squadra competitiva che possa lottare per la risalita in Serie B. Questo dunque è il momento delle riflessioni in attesa di scelte subito decisive. Il primo pensiero va al personale, ma in realtà il
presidente Sebastiani in queste settimane dovrà lavorare anche per capire il budget per la prossima stagione. C'è il paracadute per ammortizzare il passaggio dalla Serie B alla Serie C, che sfiora i 2 milioni di euro. Ci sono strumenti utilizzabili nella terza serie, come il minutaggio degli under, una strada sì percorribile, ma che condiziona tanto le scelte dell'allenatore. Una soluzione che, portata avanti nella stagione con costanza, può portare nelle casse sociali cifre che si aggirano sul 500.000 di euro. Una boccata d'ossigeno per club che puntano sui giovani e che spendono poco, ma che possono essere di minore utilità per società che puntano a vincere un campionato e per farlo approntano budget considerevoli. Ci sono ancora incognite sui ricavi da botteghino. Sebastiani continua a muoversi anche per trovare partner che lo possano affiancare in società. È forte il legame con il presidente del Pineto, Silvio Brocco, ma è da valutare se e come coinvolgerlo e se c'è la volontà del patron pinetese di vagliare questa ipotesi. Passando poi alla direzione sportiva, è estremamente probabile l'avvento di una nuova figura, in bilico la permanenza di Giorgio Repetto nell'organigramma del Pescara, nel quale Antonio Bocchetti potrebbe restare ma con altro ruolo, magari più legato al settore giovanile. Negli ultimi giorni circolano svariati nomi, un tris di direttori accostati al Pescara sono gli stessi che vengono accostati ad altri club blasonati di Serie C o Serie B: il pugliese Domenico Fracchiolla, attuale DS del Lecco, il maremmano Luca Matteassi, attuale DS del Modena, e il salentino Stefano Trinchera, DS del Cosenza. Tutti e tre, oltre che al Pescara, sono affiancati al Bari, che ha un playoff da giocare ma pensa già alla prossima stagione. Trinchera, dato peraltro vicinissimo alla Cremonese. E poi altri nomi, tra questi quelli pescaresi di Armando Ortoli e Fabio Lupo, i quali hanno peraltro lavorato insieme a Venezia fino allo scorso agosto. Di certo c'è la volontà di tornare a potenziare l'area scouting. La scorsa settimana sul portale Calcio a 5 Live lo scoutman del futsal Fabrizio Correra ha annunciato la nuova collaborazione con la Pescara Calcio. Sarà una prova molto stimolante, voglio capire se per il calcio a 11 ho lo stesso intuito che ho per il futsal, ha detto lo stesso Correra. Fatta la scelta del DS, poi si passerà a quella dell'allenatore. Sembrano in ribasso le quotazioni di Gianluca Grassadonia, che è molto legato ad Antonio Bocchetti. Alcuni tifosi del Delfino hanno già la loro opzione, Zdenek Zeman, che proprio oggi compie 74 anni. Auguri. A favore del Boemo è stata lanciata una petizione su change.org. Peraltro, giorni fa, il sito partenopeo areanapoli.it aveva riportato indiscrezioni che vogliono Zeman sulla panchina del Pescara nel prossimo anno. Qualora si verificasse questa ipotesi, sarebbe la terza parentesi biancazzurra del Boemo. Sul fronte mercato calciatori, oggi incontro tra il presidente Daniele Sebastiani e l'agente Mario Giuffredi, che ha diversi assistiti ancora sotto contratto col Delfino, i vari Memusciai, Scognamiglio, Busellato e Valdifiori, mentre il portiere Vincenzo Fiorillo dopo 7 stagioni potrebbe lasciare Pescara e trasferirsi al Verona. La sconfitta col Palermo di domenica scorsa ha fatto scendere il sipario sulla stagione del Teramo. Stamani al Bonolis il rompete le righe. Dopo la partita del Barbera, il tecnico Massimo Paci, la cui permanenza non è affatto certa, è stato chiaro: la squadra non va smantellata e questo gruppo va rinforzato. Ascoltiamolo. Comunque, ragazzi, rimane il grande lavoro fatto dai ragazzi in questo campionato. Io dico la mia opinione, questa è una squadra che ha dei valori e sarebbe un peccato non confermare certi giocatori, perché ripartire da zero l'anno prossimo secondo me sarebbe l'errore più grande che si può fare, perché questa è una squadra che ha una buona ossatura, che ha un buon zoccolo duro formato da uomini, e a questa squadra basta lavorare bene e aggiungere qualche elemento importante, che è una squadra che può competere. Questa è la mia idea. Ha anche grande valore umano nello staff tecnico, in tutte le persone che mi hanno dato una mano quest'anno. Ci sono persone di grandissimo valore, magazzinieri, addetto stampa, team manager, fisioterapisti. Insomma, è un progetto che secondo me va mantenuto e va rinforzato, perché sarebbe un peccato per quello che abbiamo costruito quest'anno sciupare tutto, perché è questo il primo passo. La società sa quello che penso, ma tutti lo sanno, anche perché sono onesto in quello che dico. Credo in questi giocatori e credo che a questa squadra basti poco per migliorarla radicalmente, perché quest'anno, nell'esperienza che abbiamo avuto, abbiamo visto che abbiamo sofferto in determinate situazioni,
anche per quanto riguarda la rosa, tutta la rosa che abbiamo sofferto, e quindi le idee ci sarebbero, la mia considerazione, ma la società lo sa che io credo tantissimo in questi ragazzi. Serie D, campo della Vastese squalificato per una giornata con decorrenza immediata, e questa è la sanzione contenuta nel comunicato diramato oggi dal Comitato Interregionale a seguito del rovente post partita di Vastese Notaresco, cui si riferiscono le immagini. La partita del 30 maggio con la Cinzia Albalonga si disputerà dunque in campo neutro e a porte chiuse, comminata un'ammenda alla Vastese di 2.500 euro, sanzione così irrogata poiché, si legge nel comunicato, tra le altre cose, al termine della gara alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società entravano nella zona antistante agli spogliatoi e una di loro colpiva con un pugno al volto l'allenatore della squadra avversaria, facendolo cadere a terra dolorante, rendendo necessario l'intervento dell'ambulanza. Nella circostanza altre persone non identificate continuavano a insultare i calciatori della società avversaria. L'intervento delle forze dell'ordine riusciva dopo circa 20 minuti a ripristinare la calma. Oggi peraltro alle ore 16 la Vastese giocherà il recupero all'Aragona contro il Castelfidardo, sempre alle 16 si giocheranno anche Notaresco Montegiorgio, Porto Sant'Elpidio Rieti, Fiuggi Vasto Girardi e Recanatese Agnonese. Vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.